Bentrovati, proseguiamo a rispondere a Mattia, approfittando di queste richieste per spiegarvi alcuni pezzi di InDesign, alcune potenzialità, diciamo. Mattia mi chiede di spiegare la questione dei rientri della tabulazione nei testi e in particolar modo mi fa un esempio, cioè scrivere una data e a fianco un paragrafo con anche più frasi che tenga un allineamento spostato. Ovviamente questo è possibile, vediamo come. Allora, prendiamo un box di testo, ci incolliamo il solito testo da testo, riempi testo segna posto, ok. Allora, praticamente quando io ho un box di testo è possibile applicare una specifica formattazione ai vari paragrafi e al mio box in particolar modo. Come faccio? Faccio command maiuscolo T o control maiuscolo T, se avete PC, mi viene fuori questa barra che è la barra delle tabulazioni, che io posso anche spostare ma che magari per comodità teniamo sopra il box. Questo cosa fa? Fa sì che io posso posizionarmi su una riga e andargli a dire che ad esempio quella riga lì voglio che mi parta, scusate, quel paragrafo lì voglio che mi parta in questa maniera. Oppure, se invece di spostare tutto questo cursore, che non vi so dire in questo momento come si chiama, vado a posizionare dei tabulatori, tipo qui, invece di spostarmi tutto il paragrafo, io semplicemente mi posiziono su una riga, schiaccio Tab, e lui mi si va a posizionare dove io gli ho detto. Ovviamente ci possono essere anche più tabulatori, ne potrei mettere un altro qui e magari decidere che questo mi deve partire dalla seconda tabulazione, potrebbe essercene un altro qui e quindi stabilire che questo mi deve andare dalla terza e via via. Posso spostarli in qualsiasi momento, posso mettergli un numero di posizione preciso, posso anche fare un carattere di riempimento, e cioè ad esempio il classico esempio, aspettate, buttiamo via questo, facciamo uno nuovo in cui magari metto, c'ho un indice e voglio mettere pagina puntini 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 152. Come faccio? Vado a tirarmi fuori la mia finestra delle tabulazioni e gli dico che questo numero mi deve arrivare qui a 50, posso mettere coi numeri, e che ci deve essere un carattere di riempimento che deve essere un puntino. Quando io mi posiziono subito dopo la parola page e faccio tab, lui non solo me lo porta dove ci sono le tabulazioni, ma mi mette anche il puntino di riempimento. Altra cosa interessante invece è la possibilità, cioè quando voi avete tante tabulazioni potreste anche inserire una tabella dove mettete i cose invisibili, il come si dice, scusate mi sfugge la parola, le tracce di fatto della tabella invisibile, però sicuramente sul testo la cosa più opportuna è quello di usare le tabulazioni in questa maniera. Ovviamente la cosa può essere, facciamo l'esempio che mi ha chiesto il nostro amico, in cui aveva tipo Ferrara 26 settembre, magari la classica situazione della lettera, qui mi posiziono qui a inizio pagina, allargo il mio box e poi dopo voglio mettere, non so, aspettabile azienda, tiro fuori le mie tabulazioni, la sposto manualmente dove voglio, mi posiziono dove voglio che, all'inizio della parola che voglio che si sposti,
e faccio in questa maniera qua. Ho messo il puntino, in questo caso non lo voglio, quindi basta toglierlo. Quando io vado a capo e scrivo magari aspettavo l'azienda Pinco Pallo, siccome Pinco Pallo lo voglio qui, prima di cominciare a scrivere o anche dopo, schiaccio tab e lui mi arriva. Quindi vado a capo, tab, Ferrara, e così posso all'interno dello stesso box avere appunto tabulazioni differenti. Spero di aver risposto, vi rimando alle prossime puntate su InDesign. A presto!